la relazione ovviamente di Simone Aliprandi, divulgatore, consulente e formatore in materia di diritto d'autore, riguarderà per l'appunto il copyright e la didattica online. A te la parola, Simone. Grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito. Allora, vado subito al punto. Come è stato detto, io mi occupo di... Vabbè, sono un avvocato che appunto si occupa di proprietà intellettuale, quindi faccio consulenza, nel senso più classico, su contratti, non so, di edizione, contratti di produzione discografica, mondo della creazione del software, ma poi c'è tutta una parte della mia attività dedicata proprio alla formazione, su questo tema. E negli ultimi anni, buona parte delle attività di formazione sono state rivolte al personale della scuola, legato a, come chi di voi lavora nel mondo della scuola, a una serie di bandi, di iniziative del Ministero che spingevano in quella direzione, cioè nel fare formazione, diciamo più in generale sul mondo, sulla digitalizzazione, sull'innovazione nel mondo della didattica, e una fetta di queste iniziative era dedicata proprio iniziare a conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco nel mondo nell'attività didattica in generale, sia lato diciamo, docente che deve creare contenuti, che quindi vuole sapere come tutelare le sue opere, le sue non so, slide, video lezioni, dispense e via dicendo, sia l'altro lato, cioè di coloro che poi riuutilizzano i materiali trovati in rete fatti da altri, no? E giusto per diciamo, dare un'introduzione per coloro che non sono giuristi, che quindi non conoscono bene il settore del diritto d'autore, ma magari anche a quei giuristi che non hanno fatto l'esame di diritto della proprietà intellettuale o di diritto industriale, come forse si chiama in senso più classico. Che cos'è il diritto d'autore? Cioè, il diritto d'autore è una serie di diritti che la legge prevede a favore di coloro che creano contenuti. Diciamo, generalmente si parla di proprietà letteraria, di contenuti di carattere letterario, di carattere, non so, immagini, fotografie, disegni, oppure possiamo pensare all'ambito musicale, quindi la musica in senso più classico, quindi la musica, diciamo, d'ascolto, la musica da teatro, cioè quindi l'opera, la musica messa in scena, le coreografie anche, quindi la parte relativa alla danza. La parte relativa alla creazione digitale, quindi creazione di opere multimediali, di opere software, di banche dati, di opere di design, l'ultima, diciamo, forma di creatività. Quindi tutte queste forme di creatività sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore italiana, che è la legge 633 del 1941, che appunto prevede una serie di diritti, si dicono diritti esclusivi a favore degli autori e dei loro aventi causa. Esclusivi nel senso che colui che detiene questi diritti ha la possibilità, il potere di escludere altri soggetti dallo sfruttamento di questi diritti. Perché è importante che appunto anche i docenti, e non solo i docenti, perché anche i dirigenti scolastici, ad esempio, coloro che mettono in campo iniziative di questo tipo, relative a, non so, produrre contenuti con i loro studenti, produrre, dei video, delle iniziative di divulgazione, i cosiddetti open day che si fanno nelle scuole, che adesso ovviamente si sono trasferiti tutti online. Che avere un sito web della scuola in cui si espongono le proprie iniziative crea tutta una serie di problematiche relative alla gestione del diritto d'autore. Problematiche che fino a un po' di anni fa, al mondo, diciamo, pre-digitale, venivano poco percepite. Però, come vi ho detto, la legge sul diritto d'autore è la legge 633 del 1941, quindi parliamo di un istituto giuridico molto antico. In realtà esisteva, l'istituto giuridico in sé esiste dal 1700, quindi da prima che la nostra ultima legge lo regolamentasse. Però ecco, il diritto d'autore esiste da molto prima, ma perché il mondo della scuola ne ha percepito l'esistenza e l'importanza solamente in questi ultimi anni? Proprio in virtù della transizione digitale. Nel senso che nel momento in cui la creatività, anche didattica, diventa una creatività che non è più solo rivolta al proprio, gruppo di studenti, di 20, 25, 30 studenti, chiusi dentro l'aula, ma diventa un'attività che poi può essere esposta a un pubblico più ampio attraverso la rete. Allora anche il docente inizia a farsi delle domande, cioè a capire che se espone questi contenuti
ad un pubblico più ampio, ci potrebbe essere qualcuno che li copia, che li riutilizza senza aver chiesto il permesso, ad esempio. Oppure lui stesso si potrebbe porre il problema di aver utilizzato all'interno di questi materiali qualcosa, no, qualche spunto, qualche scansione di immagini, qualche pezzo di libro che è tutelato a sua volta da un diritto d'autore precedente. E quindi io quando parlo di queste materie ricordo sempre che la materia del diritto d'autore va sempre vista e analizzata e studiata secondo le due ottiche per averne una visione completa e organica, cioè l'ottica di colui che crea il contenuto, il titolare, che tecnicamente chiamiamo titolare dei diritti, cioè di colui che ha creato il contenuto oppure che ha investito per la creazione del contenuto, quindi le case editrici, le case di produzione e via dicendo, e che quindi hanno tutto l'interesse a sapere che co come possono controllare gli utilizzi dell'opera, come possono restringere gli utilizzi dell'opera da parte del pubblico, per poterne ovviamente poi aumentare la loro remunerazione su queste opere, no? Cioè io creo una scarsità attraverso lo strumento del diritto d'autore in modo tale che chi vuole accedere a questo mio contenuto mi deve chiedere il permesso e quindi mi deve pagare. Cioè questo è il meccanismo che tiene in piedi un po' il mondo della appunto, produzione intellettuale tutelata da diritto d'autore. Però ecco, per avere una visione completa dobbiamo guardare anche l'altro rovescio della medaglia, cioè il rovescio della medaglia di coloro che invece non sono creatori di contenuti, ma sono semplici utilizzatori. Oppure sono creatori di contenuti che però riutilizzano contenuti preesistenti, quindi una creatività non completamente originale, ma parzialmente originale. Cioè io nel momento, ci siamo passati tutti, no? Cioè nel momento in cui fai una tesi di laurea, che è forse il primo caso in cui uno studente che ha fatto studi universitari si trova a dover produrre qualcosa di originale e anche di sostanzioso, di 120, 130 pagine, 150 pagine, è chiaro che non parti da zero, non parti da una tabula rasa completa, ma inizi con, che ne so, un capitolo con lo stato dell'arte in cui dai conto di quanti altri autori hanno parlato di quel tuo stesso argomento, no? E quindi ovviamente anche lì si pone il dubbio del quanto posso usare, cosa posso utilizzare, come posso prendere un'immagine da un libro, come posso riutilizzare uno schema fatto da un altro docente e via dicendo. Queste sono tutte risposte che appunto troviamo nella normativa sul diritto d'autore e anche nella giurisprudenza, cioè nelle decisioni dei giudici che hanno negli anni precisato meglio come vanno applicati questi principi. Ovviamente adesso in un intervento di 15-20 minuti non possiamo fare una lezione sul diritto d'autore in senso che sia completa e che risponda a queste domande, anzi probabilmente farò nascere dei dubbi ulteriori, però dopo vi lascio i riferimenti per approfondire. Però diciamo che come principio generale una cosa che normalmente crea un po' di disorientamento quando faccio queste lezioni è il principio secondo cui il diritto d'autore scatta automaticamente con la creazione dell'opera. Questo già cambia molto il punto di vista sia dei creatori che degli utilizzatori. Cioè, il diritto d'autore non nasce come nel caso del brevetto o del marchio attraverso una procedura di registrazione presso un ufficio che ci dà questa sorta di patente, no? Di riconoscimento di un diritto, ma nasce con un automatismo, cioè nel momento in cui l'opera viene creata e quest'opera risponde ad una serie di diciamo, requisiti minimi di creatività, automaticamente la legge attribuisce a questo autore una serie di diritti che sono tutto, che rappresentano tutto il fascio dei diritti che vi ho citato prima della legge 633 del 41. Sono tanti, si dividono in tre macro categorie: diritti morali d'autore, diritti d'autore di utilizzazione economica e diritti connessi. E vabbè, anche lì dovremmo andare troppo nel dettaglio. Però ecco, il fatto che sia automatico vuol dire che da un lato, colui che crea non deve fare nulla per avere il diritto d'autore perché il diritto d'autore, appunto, diciamo, ce l'ha già sulla base di questa sorta di automatismo. Ma dall'altro lato, tutti gli utilizzatori devono muoversi con molta più prudenza rispetto a quella che normalmente viene utilizzata, perché non basta che un contenuto, che io non abbia pagato per un contenuto affinché il diritto, affinché l'opera possa essere considerata libera da diritti d'autore. Vuol dire che se un'opera viene trovata in rete, viene trovata su un libro, viene trovata in un CD, in qualsiasi tipo di formato, anche se non c'è scritto chiaramente che quell'opera non può essere utilizzata, io come utilizzatore devo comportarmi in modo prudente
e pormi il problema che se quell'opera non l'ho creata io, vuol dire che qualcun altro l'ha creata e quindi automaticamente questo qualcun altro ha un diritto d'autore. E quindi io devo, per muovermi appunto in modo prudente, chiedere preventivamente il permesso. Voi direte, beh, ma allora così non possiamo fare nulla, non ci possiamo muovere. No, allora effettivamente la legge ha già previsto una sorta di elasticità e di forme diciamo, di spiragli per potersi un minimo muovere senza dover entrare nell'ossessione di dover chiedere sempre il permesso. E lo fa attraverso un meccanismo di eccezioni al diritto d'autore, prima venivano chiamate libere utilizzazioni, che la legge italiana prevede dagli articoli 65 e seguenti. Tra cui vi sono appunto una serie di utilizzi tipicamente legati all'attività didattica. Ok? Primo che mi viene in mente è proprio l'articolo 70, legge sul diritto d'autore, che prevede una serie di libere utilizzazioni legate all'attività didattica, legate al fatto che non ci sia uno sfruttamento a scopo di lucro, che sia destinato ad un'attività appunto all'interno di una scuola, di una classe e via dicendo. Anche lì dovete andare a leggere bene i requisiti che vengono dettati dall'articolo 70 per capire bene in quali confini vi potete muovere. E in quel caso non vuol dire che il diritto d'autore viene meno, ma semplicemente viene meno l'obbligo di chiedere il permesso. Cioè, potete utilizzare il contenuto ricordandovi che è comunque un contenuto di qualcun altro, tutelato dal diritto d'autore. Dovete citare chi è il titolare del diritto d'autore secondo quello che indica la legge, ma vi potete risparmiare la fatica di dover contattare il soggetto titolare dei diritti e chiedere il permesso. E poi c'è tutto il mondo delle opere cadute in pubblico dominio, ovvero a un certo punto, per fortuna, il diritto d'autore non è eterno e quindi finisce. Passati 70 anni dalla morte dell'autore, è il termine diciamo più generale che si utilizza, 70 anni dalla morte dell'autore, l'opera cade in pubblico dominio. E quindi, soprattutto nel caso dei testi letterari, passati 70 anni dalla morte del loro autore, noi possiamo considerare quelle opere prive di qualsiasi tipo di vincolo e quindi possiamo utilizzarle senza dover nemmeno preoccuparci di chiedere il permesso e semplicemente citando l'autore come dovere, diciamo, intellettuale, di onestà intellettuale. Cioè, se io cito un'opera di Manzoni, anche se non c'è più un diritto d'autore di Manzoni, è cosa buona, etica, indicare che l'opera è di Manzoni. Anche lì, se seguite uno dei miei corsi, ci sono le video lezioni sul mio canale YouTube, capirete che anche il pubblico dominio è una situazione non così semplice e così chiara, nel senso che a volte si sovrappongono altri diritti che normalmente non pensiamo, non so, ad esempio nel caso delle opere musicali, è chiaro che Giuseppe Verdi è in pubblico dominio, quindi non devo chiedere il permesso agli eredi di Giuseppe Verdi per eseguire una sua opera, ma se io vado a prendere un'opera, un pezzo della Aida o del Nabucco, non so, da un CD o DVD che ho a casa, ci sono sicuramente i diritti connessi, si chiamano, di coloro che hanno cantato, suonato le opere, o di colui che ha registrato, cioè del produttore discografico. Quindi dobbiamo, per considerare un'opera in pubblico dominio, dobbiamo andare a fare una verifica abbastanza precisa su tutti i titolari dei diritti su quell'opera. Vabbè, questa era giusto per darvi una panoramica, però cerchiamo adesso di centrare questa attività nell'ambito didattico. Ovviamente colui che fa attività didattica, quindi un docente della scuola pubblica, ma anche chi fa didattica come me, cioè il formatore nell'ambito di corsi di specializzazione, master o corsi di aggiornamento professionale, si trova a creare contenuti originali, ma quasi sempre a prendere qualcosa che si trova a disposizione. Adesso la rete internet è diventato un serbatoio, no, senza fondo di contenuti che io posso prendere liberamente e riutilizzare. Ma il fatto che siano lì, liberamente disponibili, liberamente riutilizzabili, non significa che anche dal punto di vista giuridico siano privi di problemi. Cioè che no, diciamo, non so se ho la certezza che poi qualcuno non mi venga a chiedere conto di questo utilizzo. Quindi la buona norma è sempre quella del chiedere il permesso in tutte le situazioni in cui c'è questa incertezza, cioè contattare il titolare dei diritti e chiedere il permesso, a meno che appunto sono sicuro di rientrare in una di quelle situazioni eccezionali che vi dicevo prima. Allora, per avere una panoramica più completa vi mostro, vabbè, se voi cercate su Google Simona Liprandi, il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didattica, arrivate a una pagina del mio blog in cui c'è praticamente un piccolo saggio in cui spiego tutte queste cose in modo molto molto,
comprensibile anche a chi non ha una conoscenza giuridica, è il capitolo 5 del libro Didattica 2.0, quindi è l'estratto di un capitolo. Questo mio capitolo si può liberamente riutilizzare perché io l'ho rilasciato sotto una licenza open, una licenza Creative Commons, così vi lascio anche questo spunto. Cioè, ci sono anche situazioni in cui gli autori stessi scelgono di consentire il libero utilizzo delle loro opere. E quindi nell'ambito dell'attività didattica, se devo scegliere, se voglio essere più tranquillo, mi devo indirizzare nel riutilizzare contenuti che hanno già una licenza che mi autorizza a fare un certo tipo di utilizzi. Ok? Se invece che un contenuto letterario, cioè invece che leggere un capitolo, preferite seguire una video lezione, andate sul mio canale YouTube e lì ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le salse, nel senso che ci sono corsi interi di 4 ore oppure video lezioni più brevi di 20 minuti, mezz'ora. Però vi dicevo all'inizio di questo mio intervento, e vado verso la conclusione, cioè che c'è stata poi negli ultimi anni un'impennata di richiesta di corsi su questo tema. Perché? Perché ad esempio nel cosiddetto Piano Nazionale Scuola Digitale, che è un documento approvato dal Ministero dell'Istruzione nel 2014, si era prevista proprio un'azione numero 23, che era mirata a spingere in quella direzione, cioè a dare maggiore consapevolezza agli operatori del mondo della scuola sul tema della gestione dei diritti d'autore in ambito didattico. E diceva questo azione numero 23 del Piano Nazionale Scuola Digitale, cioè occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione di contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti. Vedete che io avevo messo nella slide in rosso, sto leggendo una mia slide, in rosso la parola autoproduzione di contenuti. Perché è questa la novità che spinge in quella direzione. Cioè, siamo usciti ormai da un po' di anni dall'approccio del docente che adotta un manuale che viene prodotto da una casa editrice e si attiene a quello che c'è scritto su questo manuale, lui non fa altro che illustrare i contenuti. Siamo entrati in un mondo in cui il docente viene chiamato a creare quotidianamente dei contenuti. E nel farlo, come dicevamo prima, spesso non fa tutto un lavoro totalmente originale, ma a volte riutilizza qualcosa che trova in rete. Perché adesso la rete davvero mette a disposizione tutto quello che serve. E vedete come in questo modo si innescono tutti i dubbi tipici della gestione del diritto d'autore. Cioè io in che termini posso prendere cose fatte da altri? In che termini io posso tutelare me stesso come autore di un contenuto che magari mi ha richiesto ore e ore di lavoro? Ok, quindi è necessario uno sforzo da parte di coloro che anche hanno una formazione letteraria, una formazione matematica, informatica, di apprendimento di questi principi di base sul diritto d'autore, cosa che appunto normalmente prima nel vecchio mondo un docente non poteva fare. Questi corsi che io ho fatto dal 2014-2015 fino al 2019, in presenza ovviamente nel vecchio mondo prima della pandemia, erano percepiti un po' come dei progetti sperimentali, no? Erano rivolti ai cosiddetti animatori digitali delle scuole, a soggetti che erano particolarmente vocati a questa attività di autoproduzione di contenuti digitali. Poi cosa succede? Arriva il marzo del 2020, tutti chiusi in casa, i docenti sono obbligati, tutti, anche quelli che prima erano restii a questo approccio, a fare docenza, a fare attività attraverso uno schermo, attraverso delle slide, attraverso dei contenuti che vengono mandati via email o via chat agli studenti. E quindi una cosa che prima riguardava una nicchia di docenti adesso riguarda tutti, cioè tutti sono chiamati a interrogarsi e a farsi domande e a darsi possibilmente delle risposte, anche se magari un po' approssimative, su come gestire i diritti d'autore su questi contenuti. Ripeto, sia dal lato di tutela, sia dal lato di rispetto dei diritti di altri, cioè del riutilizzo dei contenuti di altri. E quindi questo ha dato un boost, cioè la pandemia ha assolutamente accelerato la richiesta di informazione. Infatti io nei giorni, diciamo, di marzo dell'anno scorso eravamo chiusi in casa, anch'io stesso mi ero trovato un po' nella noia, come tutti, e allora avevo messo a disposizione un sacco del mio tempo per fare delle conversazioni con i docenti ed erano andate molto bene. Poi c'è stato un calare, diciamo, perché poi probabilmente la gente adesso è anche abbastanza stanca di seguire corsi e
e convegni, probabilmente come quello di oggi. Quindi onore al merito a coloro che oggi, in una giornata di sabato come questa, di primavera, è davanti a uno schermo per seguire queste lezioni. Spero che ovviamente prima o poi si riuscirà a tornare a fare l'attività di docenza dal vivo, però questo anno qua, che secondo me non sarà un anno, ma sarà, la cosa si protrarrà ancora per un po', ahimè. Però lascerà un segno che non sarà più, cioè non si tornerà più davvero indietro, nel senso che ormai tutti i docenti, anche quelli che prima erano più restii, hanno in qualche modo più o meno, diciamo, volontariamente, sono stati portati a fare attività didattica attraverso lo schermo, a condividere sulla rete i loro contenuti e quindi a innescare tutta una serie di questioni che prima non si innescavano, perché prima l'attività didattica era all'interno di un'aula e quello che succedeva lì dentro rimaneva lì dentro. Adesso mettere un contenuto su una piattaforma, che sia YouTube o che sia il gruppo Facebook della propria scuola o che sia il sito ufficiale della scuola, che sia la piattaforma Google Meet o Teams che si utilizza, pone una serie di questioni. Provate a mettere su Google Drive l'estratto di un film che volete commentare con i vostri studenti, di un film di Hollywood, quindi ancora tutelato ovviamente da diritto d'autore. Provate, vedrete che probabilmente viene segnalato come automatico, da un sistema automatico, come un contenuto violante che viola il diritto d'autore, in violazione col diritto d'autore. Quindi ovviamente vedete, il docente rimane disorientato e dice: ma come mai? Non posso caricarlo? No, perché cioè, in teoria sei tutelato da un lato dall'attività didattica, quindi stai facendo qualcosa che nell'ambito degli articoli che la legge italiana prevede come a favore a tutela dell'attività didattica, ma dall'altro stai violando i termini d'uso della piattaforma, che è una piattaforma americana in questo caso, che quindi non applica la legge italiana, che ha delle regole diverse e che quindi ha un livello di attenzione maggiore. Quindi tutte questioni che fino al marzo appunto del 2020 il docente medio non si poneva e adesso in qualche modo è chiamato a porsi. Già il fatto che appunto mi sia stato chiesto dagli organizzatori in un convegno come questo di trattare questo tema, mi fa capire che il tema è caldo. Vedo che qualcuno ha anche commentato dicendo interessante. Bene, siamo qua, però adesso il mio tempo, ahimè, è finito, non voglio andare troppo lungo. Vi lascio i riferimenti, ripeto, basta che cercate Simona Riprandi su YouTube e per i video e su anche SlideShare. Ecco, se vi piacciono le slide, tutte le mie slide sono su slideshare.net, che è un sito che raccoglie slide, che permette di condividere slide. Ok, grazie a tutti e se ci sono domande sono qua. Grazie a te Simone per l'ottima relazione e ora cedo la parola.